essere neutrale. Quindi se voi siete un attivista politico che tenta di spingere una certa prospettiva, Wikipedia non è il posto giusto per voi. Wikipedia è il posto dove andare per spiegare, aiutare le persone a capire che cosa sta succedendo. Ma ci sono anche altri posti in cui è possibile sostenere le proprie idee in internet, ad esempio su Twitter o su Facebook. Ma oggi comunque vorrei parlare di quello che sta succedendo nel mondo wiki. Quindi per molti anni io ho avuto una società separata che si chiama Wikia, e l'idea era quella che l'enciclopedia era la partenza, il punto di partenza, ma per addentrarsi in tutte le altre cose su cui le persone potevano collaborare avevamo bisogno di qualcosa di diverso, e questa è l'idea alla base di Wikia. Se vi ricordate, prima vi ho detto che Wikipedia ha circa 420 milioni di visitatori ogni mese. Wikia è più piccola, però ha comunque 41 milioni di visitatori al mese. Quindi potrei veramente raccontarvi tutto su Wikia, però per quanto riguarda la presentazione di oggi, su cui mi sto concentrando il mondo digitale nella democrazia e nell'attivismo, vi darò solo alcuni rapidi esempi. Questo è il wiki Gutenplug, è un wiki in tedesco. Questo Carl Theodor Friday qualcosa era il ministro della difesa in Germania, e quindi un gruppo di accademici stava revisionando la sua presentazione e ha scoperto che c'era stato un plagio, un episodio di plagio, e quindi hanno deciso di creare questo sito in cui altre persone avrebbero potuto contribuire fornendo esempi di plagio. Hanno aperto quindi questo wiki su Wikia, e come potete vedere questo è successo un po' di tempo fa, e c'erano già due pagine di contenuti scritti in brevissimo tempo. Quindi è partito da zero visitatori, perché non esisteva, fino a un milione di pagine visitate ogni giorno, e tutto ciò è avvenuto nell'arco di 3 giorni. Quindi il lavoro della comunità ha veramente attirato un interesse molto forte da parte della stampa in Germania. Questo è un grafico da questo sito. Una delle cose che hanno scoperto era che circa il 60% delle pagine in questa tesi conteneva esempi di plagio. Quindi c'è stata veramente una sollevazione in Germania, e anche se questa persona era inizialmente un politico molto famoso, molto popolare, le persone hanno ritenuto che questo episodio non lo rendevano idoneo al lavoro. Quindi all'inizio disse che avrebbe semplicemente rinunciato ad utilizzare il suo titolo, poi l'università gliel'ha ritirato, e dopo poco tempo lui ha deciso semplicemente di ritirarsi. Quindi questo è un esempio di come un piccolo gruppo di persone che lavora insieme al pubblico in generale su un argomento di grande interesse è stato in grado di apportare un cambiamento così rapidamente. Questo tipo di cambiamento che provenga da chiunque di noi era impensabile 40 o 50 anni fa. Sarebbe stato possibile se si avevano magari tanti giornalisti e una stampa in grado di criticare veramente in modo obiettivo i leader, e questo sarebbe stato molto positivo, certo, ma oggi sta avvenendo qualcosa di ancora più grande, che chiunque sia consapevole di un problema e voglia parlarne possa veramente riunirsi per apportare un cambiamento. A volte si scontra con la realtà degli uomini più violenti che hanno le armi, quindi spesso è richiesto una grande quantità di coraggio.
La cosa di cui si è parlato molto in questa primavera araba e che ritengo molto importante è l'importanza dei mezzi di comunicazione, come ad esempio Twitter o Facebook. Ma credo che ci siano anche altre cose da tenere in considerazione riguardo al ruolo di Internet nel suo complesso e anche il ruolo di Wikipedia. Gli strumenti di comunicazione sono importanti perché danno alle persone la capacità di riunirsi per protestare. Ma la parte più difficile ovviamente è quello che viene dopo la protesta. La parte difficile è costituire delle istituzioni veramente democratiche. Un cittadino informato e con una buona formazione è il precursore, è la condizione necessaria per qualsiasi cambiamento istituzionale positivo e serio. Se noi vivessimo in un mondo in cui ci fossero solo questi gruppi di persone per la strada che chiedono un cambiamento, forse non otterremmo dei cambiamenti validi, utili. Ci servono delle persone informate per ottenerli, che abbiano uno spazio aperto per una discussione a lungo termine, aperta, per capire quale sia il modo migliore per andare avanti. E Internet ci sta aiutando in questo senso. Quindi io sono veramente molto ottimista riguardo al futuro, sono molto ottimista per quanto riguarda la democrazia, la libertà di parola. Credo che viviamo in un'era di grandi opportunità per dare una maggiore consapevolezza alle persone riguardo ai loro diritti, la capacità di aiutare a prevenire il conflitto che spesso si basa sull'ignoranza. Quindi questi sono un po' i miei pensieri riguardo alla democrazia digitale. Abbiamo l'opportunità forse ora di fare qualche domanda e vi ringrazio per la vostra attenzione. Darmi un po' d'acqua, grazie. Ancora un applauso all'intervento che ci ha emozionato anche da dietro le quinte. Salve. Thank you very much. Allora, in questa fase qui la rete circonderà Wales, quindi lo faremo accomodare fisicamente sul divano e da una parte e dall'altra, io e Francesca Masoero, che è qui a fianco a me, faremo le domande che sono arrivate su Twitter, su Facebook, i quesiti per Wales. Sapete che nelle ultime settimane l'interesse su Wales si è moltiplicato perché molto in Italia si è parlato, si è discusso, anche possiamo anche accomodarci. Procediamo da una domanda Wired che quest'anno Wikipedia ha compiuto 10 anni, i suoi principi restano gli stessi e la piattaforma non è cambiata. Quale futuro l'aspetta? Vi muoverete solo verso un aumento di lingue e di utenti coinvolti? Quindi una domanda un po' tecnica. Sì, i principi base di Wikipedia sono gli stessi, sono quelli che sono sempre stati, ovvero quelli di avere un'enciclopedia libera per tutti, scritta da una comunità di volontari, quindi non commerciale, un gruppo comune che si riunisce per condividere le informazioni e le conoscenze con le altre persone. Ovviamente il software è migliorato nel corso degli anni, è diventato anche un po' più complicato nel corso degli anni ed è una cosa che stiamo cercando di migliorare, l'usabilità del software. Quando penso al futuro di Wikipedia, veramente credo che si tratti di migliorare la qualità delle lingue già esistenti, ma anche di aumentare la presenza di Wikipedia nelle altre lingue del mondo. Alcune persone ci dicono se si considera ad esempio il successo di Facebook, pensiamo che Wikipedia possa avere lo stesso successo di Facebook. E io rispondo, spero proprio di no. Io amo Facebook, ma amo di più Wikipedia. La passione e l'amore per le nuove tecnologie. Proprio oggi Riccardo Luna su Repubblica ricordava una data fatidica per Wikipedia Italia, che è stata pochi giorni fa, 4 ottobre 2011, con una presa di posizione importante. Come, quindi, la protesta anche pubblica rispetto a un sistema di regolamentazione detto legge antibavaglio, ma in qualche modo inquadrato in un sistema anche di controllo della rete.
Come coniugare quella presa di posizione con la neutralità della rete a cui poi Wikipedia da sempre ambisce? Credo che una delle cose importanti per la neutralità sia che la nostra comunità debba essere libera di fare un proprio giudizio razionale e libero. Abbiamo degli standard, delle pratiche, delle politiche, delle norme molto rigide che riguardano appunto come affrontare le obiezioni. Se qualcuno è preoccupato, se ritiene che ci sia un errore, che sia stato detto qualcosa di sbagliato, noi rispondiamo in modo molto rapido, in modo aggressivo. Non abbiamo problemi con l'obiezione perché noi lavoriamo con persone che correggono Wikipedia, però la neutralità veramente ci richiede di avere il nostro giudizio, quindi non semplicemente ci sia una richiesta proveniente da un politico che ci dice deve essere corretta, ma magari è semplicemente la sua opinione o un nuovo comunicato diverso, quindi l'indipendenza di pensiero è veramente il nocciolo di tutto. Un'altra domanda, Francesca, che arriva, e poi magari invitiamo anche chi è qui in sala a twittare sì, qualche se avete delle domande mandatecele, alzate la manina, le raccogliamo volentieri. C'è una domanda molto carina che è arrivata tramite SurveyMonkey, grazie. che cosa voleva fare lei da bambino? Ovviamente lo lasciamo bere un attimo. È una domanda che credo richieda del tempo per pensare. Che cosa voleva fare lei da bambino quando era piccolo? Un bambino, sono cresciuto a Huntsville, Alabama, veramente nel cuore del profondo sud degli Stati Uniti, un'area che normalmente non viene collegata con la tecnologia e con diciamo, la ragione, l'illuminismo in un certo senso. Ma questo paese in cui vivevo io era veramente la casa della NASA. E quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati si sono trasferiti a Huntsville per sviluppare i progetti per la NASA. E quindi io da bambino mi ricordo che a volte, quando ero un bambino, le finestre tremavano perché noi eravamo molto vicini a dove facevano questi test sui missili. Ed erano molto potenti, con motori molto potenti. Quindi questo spirito dello spazio, dell'esplorazione di altri mondi, della scienza, è stata veramente una cosa molto utile che avrebbe portato grandi cambiamenti nel futuro e faceva veramente molto parte della mia infanzia, della mia vita, e questa è una delle ragioni principali per cui ero molto interessato nella tecnologia, la possibilità di utilizzare la tecnologia per fare cose utili nel mondo. E non ha mai voluto andare a lavorare per la NASA direttamente? You have never wanted to work for NASA directly. No, veramente nel momento in cui sono cresciuto mi sono interessato ad altre cose. Da bambino ricordo che alcuni mi avevano chiesto se volevo fare l'astronauta e io ho risposto preferirei essere uno scienziato. Allora, lei qui, Wales, si trova di fronte ad una platea di giovani imprenditori che con coraggio, con un'estrema fatica, poi in un paese ingessato come l'Italia, fanno impresa, provano a fare innovazione. Le chiedo dove deve pendere la bilancia tra coraggio e un pizzico di incoscienza, dove bisogna andare anche per smuovere un po' le acque di una palude che insomma è un po' stagnante. Credo che uno dei concetti più importanti sia, non è che io ho avuto questa idea, ma che l'ho ritenuta molto utile, cioè quella di The idea of fail faster is to innovate
quindi quella di poter innovare e di scoprire che se qualcosa non funziona non dobbiamo legarci troppo a queste idee, quindi se ci rendiamo conto che non funziona dobbiamo andare avanti. E tutti i fallimenti della mia vita sono stati resi peggiori dal fatto che non ero in grado di accettare questo fallimento, quindi magari sono rimasto lì per mesi a lavorare su un'idea che era già fallita, quindi avrei dovuto reagire più rapidamente e andare avanti. Quindi quando parliamo della differenza, insomma, del legame fra il coraggio e l'incoscienza, bisogna essere un po' incoscienti, ma manteniamo il capitale, non investiamo fondi in cose negative, insomma, dobbiamo permetterci di essere incoscienti. La domanda in realtà non è della rete ma è mia ed è relativa a quanto lei diceva prima, e cioè al sistema Wikipedia e a come il sistema Wikipedia funziona. Wikipedia è sia freedom of speech, per cui persone che possono dire e scrivere quello che credono relativamente ad un soggetto X sul quale creano la voce, ma ci sono anche delle regole e funziona tutto piuttosto bene, e volevamo scoprire un po' qual era il segreto, qual era la ricetta per ottenere questo equilibrio. Credo che una delle cose principali, ovviamente la libertà di parola è importante per Wikipedia, ma Wikipedia non è il posto in cui esprimere delle opinioni a caso. Credo che sia importante avere delle opinioni ed esprimerle, però il posto ideale è il proprio sito web, il proprio blog, mentre su Wikipedia l'idea è quella di scrivere un'enciclopedia. Quindi credo che se il segreto del successo di Wikipedia sia prima questa idea di neutralità, perché tutti possono collaborare con Wikipedia, purché si rimanga nel rispetto, ed è anche l'idea di avere un'enciclopedia che tutti possano comprendere. Quindi se pensiamo ad esempio agli articoli sulle enciclopedie, non so, magari sul programma spaziale o su Huntsville in Alabama, sappiamo già cosa devono contenere, la storia, chi era coinvolto, perché è stato fatto. Queste domande di base, quindi tutti sanno quello che devono fare, quindi ciò rende il tutto più semplice iniziare e superare i primi impasse. Si interroga da sempre sulla globalizzazione. Anche riprendendo la sua presentazione, come ci dobbiamo regolare, comportare rispetto a una globalizzazione che a volte può essere invasiva? Dove deve essere in qualche modo incanalata la globalizzazione e quanto conta la rete su cui poi lei ha costruito tutta la sua squadra? È una domanda veramente molto ampia. E non l'ho neppure letta, Wales. Ma Giampaolo è così, è brillante. Credo ci siano diversi aspetti. Una delle idee più importanti è che quando guardiamo ad esempio alla protesta di Wall Street e cose simili, in tempi come questi veramente le persone possono arrabbiarsi molto con gli imprenditori in generale, ma anche gli imprenditori hanno ragione, hanno motivo di protestare per quello che sta succedendo. Quando si ha una situazione in cui tantissimi dei soldi pagati dei contribuenti vanno ai banchieri di Wall Street, che poi li usano per pagarsi dei bonus molto elevati, ovviamente questo non è comunismo, non è neanche capitalismo, è semplicemente un furto. Quindi per me, in particolare le persone che sono imprenditori, io credo
credo che il loro spirito di imprenditorialità debba essere molto onesto. Voglio fare qualcosa e quindi prenderò delle risorse che valgono poco e farò qualcosa per aumentarne il valore, per aumentare la prosperità, per avere una buona vita per me stesso. Ma quando c'è una perversione di questo meccanismo, allora l'idea di creatività è meno importante di quella di fare soldi semplicemente, ad esempio attraverso un intervento politico o qualunque altra cosa. Quindi ovviamente le persone comuni hanno questa reazione verso gli imprenditori, che sia giusto o meno. Quindi se penso alla globalizzazione penso alla stessa cosa. Se qualcuno in Italia vuole ad esempio aprire un'attività e vendere ad esempio questi divani così particolari in Cina, anzi vorrei fare una pausa per dire che questo veramente è un teatro bellissimo. È veramente il classico design italiano. E questo su cui sono seduti invece è il design moderno italiano. Quindi se gli italiani vogliono, ad esempio, vendere qualcosa in Cina o negli Stati Uniti o in Africa, non c'è niente di sbagliato, è perfetto, è bellissimo. Le persone possono scambiarsi le cose, aumentare la prosperità. Questo è il lato buono della globalizzazione. Il lato cattivo invece sono queste società che sono troppo grandi, troppo impersonali, cercano di corrompere i piccoli governi, di dare mazzette ai politici. Questo deve essere controllato.